Buongiorno, chi parla è Massimo Bonazzelli e questa è un'altra puntata del podcast Triquilibrium. L'argomento di oggi parte dalla seguente domanda: a Lucevalgo, colpa della scarpa o della genetica? Iniziamo vedendo il ruolo della scarpa, che dalla scienza ufficiale non è mai stato dimostrato. Perché non è mai stato dimostrato? Secondo me non ci riusciranno neanche in futuro, semplicemente perché ci sono degli standard da rispettare per far sì che uno studio venga accettato dalla comunità scientifica, che in questo settore non sarebbe etico applicare. Perché? Bisognerebbe prendere una popolazione eterogenea di bambini, un numero molto grande, e dire: voi mettete solo un determinato tipo di scarpa. Prendere un'altra popolazione di bambini con le stesse caratteristiche e di pari numero e dire: voi mettete quest'altro modello di scarpa. E prendere un'altra popolazione di bambini e dire: voi camminerete il più possibile a piedi nudi. Seguire questi bambini negli anni e vedere se c'è una differenza di insorgenza di Lucevalgo in un modello di scarpa o nel piede nudo rispetto all'altro. Questo ovviamente è impossibile, ci sono dei problemi addirittura a fare gli studi con gli animali, ci sono tanti permessi da chiedere, ci sono insomma degli ostacoli evidenti anche a farlo con gli animali, figuriamoci a forzare dei bambini ad indossare delle scarpe che nello studio si cerca di dimostrare che possano avere addirittura un collegamento con l'insorgenza di un problema. Non posso dire: voi provate, vediamo se state male tra 10 anni. Quindi per la comunità scientifica non c'è collegamento tra scarpa e Lucevalgo. Però quello che posso dire è che nelle comunità asiatiche, dove il piede, soprattutto delle bambine, viene fasciato in un determinato modo, poi vediamo che il piede prende quella determinata forma, quindi un collegamento lo si vede laddove non si applicano dei principi etici modello scientifico occidentale. Un'altra cosa è che io ho la fortuna di vedere dei bambini che hanno indossato scarpe barefoot, ovvero che rispettino la natura del piede il più possibile, come se fosse nudo, per tutta la loro vita. E quindi ho avuto la possibilità di vedere che questi bambini, a differenza dei loro coetanei che invece hanno indossato scarpe normali, hanno dei piedi già più sani, nonostante siano solo bambini di 7 anni, bambini di 6 o di 8. Già la differenza la vedo, soprattutto anche a livello non solo di Lucevalgo, ma anche proprio di mobilità della caviglia. Bambini di 7 anni che hanno perso la capacità di fare uno squat corretto non li vedevo 20 anni fa, onestamente. Adesso invece è la norma, me li portano i genitori perché hanno dei problemi di varia natura e io come primo test faccio fare lo squat e mi accorgo che cascano all'indietro questi bambini. Non dovrebbe succedere, si rimette a posto velocemente la cosa perché sono ancora dei libri aperti a un'età di 6-7 anni. Però non preso in tempo, questo è un problema che da adulto si ripercuote su tanti altri aspetti della vita. Addirittura si stanno trovando dei collegamenti anche a livello sessuale, cioè di disfunzione erettile in coloro che non riescono a fare bene lo squat. Quindi figuriamoci. Il ruolo della scarpa quindi c'è, ma non dimostrato scientificamente, ma c'è. Ma non solo dal punto di vista della forma della scarpa, ovvero la punta stretta che non rispecchia la forma del piede che dovrebbe essere con le dita aperte, o un tallone rialzato che aumenta il carico sull'avampiede e quindi aiuta a deformare delle strutture più fragili vicino alle dita. Ma c'è anche il ruolo, che non viene neanche menzionato nella domanda perché si parla solo di scarpa o genetica, del controllo motore, ovvero una scarpa che non consente al bambino o anche all'adulto di sentire cosa sta succedendo al di sotto del piede, quindi di interfacciarsi col pavimento e quindi con la forza di gravità in modo corretto, una scarpa che non consente il movimento naturale del piede perché è rigida, fa sì che il bambino o l'adulto, perché non c'è nessuna differenza in tal caso, inizi ad adattarsi a muoversi con degli schemi motori errati. Questi schemi motori errati che partono dall'anca imprimono una rotazione sbagliata che si evidenzia poi nell'alluce.
Basta provare a stare in piedi con i piedi paralleli e dire provo a girare tutto il ginocchio indentro e vedete che l'alluce inizia ad andare in valgo. Questo è un piccolo esempio che però ripetuto nella quotidianità è un grosso problema. Noi dal punto di vista evoluzionistico, perché dobbiamo trovare le radici qui, nella nostra evoluzione, abbiamo la possibilità, salva vita, di generare forza, seppur non massimale, anche in una posizione totalmente sbagliata. Questo è importante perché io potrei essere ferito e dover comunque muovermi per salvarmi o per salvare un mio caro. Potrei star trasportando qualcosa di pesante che non mi consente di muovermi o di ingombrante che non mi consente di muovermi nel modo ottimale, ma io devo comunque trasportarla perché mi serve per salvarmi la vita e quindi io sono in grado di generare forza, seppur non massimale, ricordiamolo, anche in posizioni del tutto errate. Una volta questo era importante ed era salvavita perché ci consentiva appunto di fare azioni altrimenti impossibili e quindi di morire. Ma adesso viene utilizzata di base proprio per colpa della scarpa e di altre abitudini, tra cui la sedia, che non facendoci sentire cosa sta accadendo a livello di sensori sotto il piede che comunicano al cervello, ci costringe a trovare una stabilità appendendoci ai legamenti, tra cui quelli che tengono l'alluce in posizione, oltre che il piede col suo arco naturale, perché alluce valgo e piede piatto spesso sono collegati. Attualmente siamo a problema della scarpa perché ha una forma sbagliata, problema della scarpa perché impedisce il controllo corretto delle proprie articolazioni, che tra l'altro è la base di praticamente tutti gli infortuni sportivi, ovvero io riesco a muovermi lo stesso anche se faccio degli errori, quindi continuo a praticare il mio sport fino a quando alcuni pezzi non crollano e devo fermarmi per un infortunio più grave. Manca il terzo punto, la genetica. Detto così sarebbe tutta colpa della scarpa, invece no, perché ho appurato anche tante volte che abbiamo una scarpa sbagliata, mi muovo malissimo eppure il mio alluce non ne valgo. E forse questo che rende più difficile la scienza dimostrare effettivamente la colpa della scarpa. Perché la genetica ha un ruolo, ovvero io geneticamente ho dei legamenti più o meno forti in determinate zone e questo lo eredito dai miei genitori. Da qui io ho l'alluce valgo nel piede destro perché anche mio padre ce l'aveva e anche mio nonno. Non è questo il motivo. Il bambino impara per imitazione, ricordiamoci, quindi il nonno camminava in un determinato modo, il babbo ha imparato a camminare nello stesso modo, il figlio camminerà allo stesso modo. Questa rotazione sbagliata, perché altrimenti non direi cammina in un modo, io dico cammina correttamente, se già definisco uno stile vuol dire che c'è un errore implicito. Camminando in un determinato modo e avendo i legamenti per ereditarietà deboli negli stessi punti, il mio piede collasserà o comunque esibirà delle deformazioni negli stessi punti in tutta la linea genetica, ovvero nonno, padre, figlio. E questo il collegamento genetico, ovvero ci sono delle persone che non si lasciano rovinare. Questo un po' in tutto. Vediamo anche quando andiamo in giro nel lungomare persone correre completamente, cioè non bisogna essere dei tecnici, le vediamo correre che sono un disastro effettivamente, che ci chiediamo anche ma che problema ha quello, sta male, forse ha bisogno di idratarsi, invece li vediamo giorno dopo giorno correre così e dici come fa a non avere dolori, a stare in piedi. Ci sono delle persone che non si lasciano rovinare, mentre ci sono delle persone come i bambini che arrivano da me che già a 6 anni iniziano ad esibire dei problemi, ma non è colpa della genetica, la genetica predispone. Chi preme il grilletto sono le abitudini di movimento e le scarpe sbagliate. L'argomento è complesso, ma ripeto, la cosa più importante è prendere il problema fin da piccoli. Si mette una pezza quando si è grandi, difficilmente si risolve totalmente, però si riesce ad arrivare a un buon compromesso, mentre da bambini si riesce a risolvere.
E ricordo che per prenotare un percorso di questo tipo con il metodo Threequilibrium occorre compilare il form sul sito www.threequilibrium.com oppure chiederlo attraverso le pagine social Facebook e Instagram. E per il momento mi pare che sia tutto, quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro!